Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di qualcosa di diverso dalla tecnologia. È una cosa importante che non ne ho mai parlato fin adesso, ma penso che sia giusto parlare un attimino, ok? Non sarà un video lunghissimo, lo prometto, non sarà un video lunghissimo, sarà un video di 5, 6, forse 7, 8 minuti. Vediamo come si evolverà. Allora, cos'è il Green Pass? Come sapete, il governo ha emanato dal 6 di agosto il Green Pass, che sarà obbligatorio in parole, no? E obbligatorio. Allora, è giusto precisare per dove, come e perché. Allora, dal Green Pass, come ho detto, sarà obbligatorio quando andrete a mangiare nei ristoranti al chiuso, nei concerti, nelle sagre, nei convegni, nei musei, tutti i posti di attività al chiuso e in teoria, da quello che ho capito, anche nei posti vacanzieri, ma secondo me bisogna vedere se magari state in spiagge, magari private, può darsi che non serva, però io penso che secondo me faranno così, penso che la metteranno a discrezione del posto. Ad esempio, se il posto gli dice, ascolta, te la gestisci tu, se io vedo che però ci sono assembramenti, che la spiaggia è piena così e vedo che ne fate mettere su la mascherina o tutte le persone non hanno il Green Pass, allora ti do la multa salata. Io penso, sapete com'è, no? Come funziona in Italia. Siccome non possono, il governo non può fare una legge che controlla tutto, cosa fa? Tra virgolette, delega la responsabilità ai vari esercenti, che da una parte va bene, da un'altra però è un po' troppo facile per il governo far così, perché l'esercente giustamente è una persona, può avere qualche persona di staff, ma è difficile che magari, che ne so, in una spiaggia riesca a gestire tutte quelle persone lì. E quindi probabilmente sarà così, da come lo vedo io. Da quello che si sa, appunto, che sarà obbligatorio quando vai a mangiare al ristorante, quando vai nei cinema, nei musei, suppongo, siccome anche in hotel, cose del genere. Però magari, insomma, in posti di villeggiatura, lì, come ho già detto, sarà a discrezione del campeggio. Sicuramente il campeggio dovrà seguire delle regole. Ad esempio, tu prima, quando ti registri per entrare, che non so, al campeggio e per le vacanze, hai Green Pass? Bene, puoi entrare. Non hai Green Pass? Può decidere se farti entrare o dire no, mi spiace, o ti fai il tampone almeno 24 ore, 48 ore prima, o ti fai almeno la prima dose, che è quello discorso. Allora, obbligatorio, ok, ma se voi fate il tampone, che ne so, andate magari a mangiare al ristorante, vi fate il tampone, ci sono anche quelli veloci adesso al supermercato, anche se bisogna vedere se però quelli veloci sono o no ufficiali, perché è vero che uno può prendersi lo veloce e lo può fare, che non so, a un'altra persona e quindi c'è il rischio. Quindi secondo me i tamponi lì del supermercato non so dire esattamente, secondo me servono solo per uso proprio, ma non penso proprio che valgano come tampone ufficiale. Quindi secondo me se il ristorante vi dice hai Green Pass, no, hai fatto il tampone 48 ore prima, sì. Bene, che tampone hai fatto? Molecolare, quello veloce? L'hai fatto a casa? L'hai fatto in centro medico? Se l'hai fatto in centro medico, allora secondo me sei a posto. Puoi entrare e mangiare 48 ore solo. E se invece l'hai fatto perciò, quindi per vacanze brevi, magari ancora può bastare 48 ore. Poi magari vi fate un giorno al mare, vi fate il tampone e siete a posto. Dopo sono due opzioni. Ok, o vi fate il vaccino come... Io ce l'ho martedì la prima dose, questo martedì qua è il 27, ho la prima dose e farò, penso, la seconda a fine agosto, primo di settembre. Quindi le opzioni sono due, o vi fate il vaccino oppure vi fate il tampone ogni 2 giorni. Andate in loco, cercate il centro medico, prenotate, dopo 2 giorni prenotate di nuovo, però adesso non so quanto costi quello veloce, quindi bisogna vedere se ne vale veramente la pena. Ma diciamo che grosse, sì, allora c'è un'altra cosa da dire, per gli esercenti, per i negozi, per gli hotel, per le persone che hanno la propria attività, sappiate che la responsabilità è anche vostra. Come dice il governo, le multe sono dai 400 ai 1000 euro, infatti voi dovete controllare le persone che entrano. Hai Green Pass?
se amico mio entra, se fanno un controllo e vi beccano 400.000 euro, e se succede 3 volte in 3 giorni, vi fanno chiudere dall'1 ai 10 giorni. Dopo entrate anche in lista nera. Quindi, allora, io vorrei aprire una piccola parentesi qua e dire una cosa. Ho visto che nel mondo, in Italia, in Europa, nel mondo in generale, stanno facendo questa no Green Pass. Perché Green Pass porta diverse limitazioni, ho visto, anche sul discorso del lavoro. Allora, ho letto delle notizie, non è ancora ufficiale, ma le ho lette, che le aziende potrebbero, probabilmente sarà così, a breve, obbligare il dipendente ad avere Green Pass, altrimenti potrebbero, sentite questa, potrebbero addirittura decidere o di sospendervi o di farvi lavorare, ma gratis. Quindi significa che voi andate a lavorare, ma gratis. Non so se intenda gratis in nero o gratis in regola, ma non vi, come se non vi riconoscesse il periodo lì. Troppo comodo per l'azienda così. Figurati, io lavoro in un'azienda che è un po' ha un po' quella mentalità lì, purtroppo. Beh, ancora per poco, a 6 agosto levo le tende perché ho trovato un altro posto di lavoro. È un'azienda di quel tipo lì che fa dei furbacchioni, ti chiedono di fermarti in più. Se arrivi un minuto in ritardo, ti tolgo un quarto d'ora, ma se tu ti fermi 10 minuti in più, un quarto d'ora in più, non è che ne tengono conto, sempre urlarti dietro, a me no, come ho già detto. E le regole, vabbè, lasciamo stare, è un po' abbandonata a se stessa, ma è un'azienda che intanto è multinazionale, perché ha tante persone che lavorano bene dentro, lavorano velocemente, corrono, e quindi quando corri, produci, guadagno c'è, no? Sono i più pro che contro. E vabbè, andiamo avanti così. Vabbè. E ho aperto una piccola parentesi per parlare di questo. Ci sono aziende come quella, anche quella lì, sicuramente andrebbe a nozze o qualcosa del genere, anche però dei colleghi non vogliono farlo. E quindi ecco, insomma, ci tenevo a dire questa roba qua. Però io volevo aprire una piccola premessa. Ragazzi, secondo me fare la manifestazione e dire che è contro il proprio diritto obbligare la persona a fare il vaccino è vero, ma è anche vero che alla fine dei conti facciamoci sto vaccino, leviamoci sto dente, basta. Poi ci sarà forse una terza dose, e vabbè, insomma, basta. Tanto non ha un costo a livello economico per noi. Sì, è vero, c'è il rischio in alcuni casi che ti viene la febbre o piccoli effetti collaterali, cose così. Cioè, mortalità, sono stati veramente pochi casi comunque. Ci sono stati, ho visto anche errori di personale medico che dava più di una dose, addirittura ho letto 5-6 dosi, o casi rari comunque, cioè comunque non sono casi molto frequenti. Io lo voglio fare perché per due motivi. Uno, perché è giusto fare la mia parte, no? Anche perché voglio dire, boh, faccio questo vaccino, non protegge al 100%, mi pare, cos'è, un 80%, confronto allo 0%, dico, se non ce l'hai comunque meglio. Poi uno può essere immune e non saperlo. Quello è il discorso. Cioè, io farei una cosa del genere, tipo, chiederei al governo o alla sanità pubblica di creare una specie di test per capire se tu sei immune o no, e quindi se tu sei in pericolo o no, perché puoi essere immune, ma puoi anche portarlo, ma tu te non ti fai niente, ma puoi trasmetterlo, ma puoi essere immune e non prenderlo e non trasmetterlo. Quindi ci vorrebbe un test del genere, però probabilmente è difficile farlo, perché penso sia una cosa legata alla chimica, ai globuli rossi, cose del sangue, cose così, suppongo. E quindi è difficile capire. Quindi, ricapitolando, col Green Pass cosa si può fare? Tutto. Cioè, Green Pass intende due dosi, aspetti una settimana, ti arriva l'email, ti stampi il coso o lo tieni nello smartphone. Io probabilmente salverò farò lo screenshot, salverò il file e mi stamperò anche il cartaceo da tenere via con me, insomma. Diciamo che detto questo, non c'è tanto da aggiungere. Quindi Green Pass si può fare tutto, senza Green Pass si è ancora liberi, però ho letto anche che tempo fa volevano addirittura far sì che tu non potessi salire neanche nei trasporti pubblici, nei treni, cose così. Adesso ho letto che tipo trasporti pubblici, brevi rotte, ad esempio girare all'interno della città, ok, ma trasporti pubblici, cioè intendo non serve, ma trasporti pubblici per andare, che ne so, Flixbus, che ne so, da dare qua a Roma, è obbligatorio. Stesso discorso dei treni.
Bisognerebbe capire e informarsi fino a quanto è consentito. Quindi, secondo me, non è obbligatorio, ma è come se lo fosse, no? Per il governo, i governi stanno facendo di tutto per appunto far sì che le persone si vaccinino in modo che calino i casi. E da una parte, ragazzi, è anche giusto. Facciamoci tutti questo vaccino e basta, insomma. Io un pochetto, do un po' il dente avvelenato con le persone. No? Allora, se uno non vuole farselo, è una propria scelta. E lì, ok. Però se non fai vaccino, ti comporti come si deve, ti tieni sulla mascherina e no che la tieni sempre sotto il mento o magari la metti in tasca e fai il furbo. Insomma, ci vorrebbe un po' di civiltà, ok? Quello che io vedo poco in giro, capisco che lavorare in estate o uscire in estate con la mascherina è fastidioso. Lo so, io lavoro sempre con la mascherina e dentro io, sono uno dei pochi e non aggiungo altro perché, ecco, sapete, no? È delicato un argomento. E non perché io sia migliore o così, semplicemente perché è giusto farlo, c'è una regola, tieni sulla mascherina, se non c'è nessuno te la abbassi, se vai in posti sperduti te la metti in tasca, vabbè. Se sei in paese e vieni, ti incontri una persona, no, lasciala su, per educazione la tiri su e poi la abbassi, io faccio così. Cioè non è difficile a fine conti, so che scoccia, so che magari la prima volta viene automatico, ma dobbiamo sforzarci di farlo. Per chi ovviamente non vuol fare il vaccino, intendo, eh. Poi magari tra un po' sicuramente finirà così. Chi ha fatto il vaccino ha magari una più l'obbligo della mascherina, però anche lì. Allora, sapete come finirà? Se il governo fa una legge, dice chi si è fatto il doppia dose o la tripla dose, quello che è, di vaccino, boh, non ha più l'obbligo della mascherina. Cosa succederà? Che anche le persone che vogliono fare i furbi tengono la mascherina in tasca e dicono, boh, me la rischio, vado in giro. Ci sarà, perché succederà questo, succede già adesso che la gente mascherina sotto o naso fuori. Ho un mio amico che comunque lui ha il doppio, cioè, si è già fatto il vaccino e ancora adesso, perché ha problemi al cuore, e ancora adesso appunto non ha via libera, come tutti quelli che hanno fatto il vaccino, no? Ok. E quindi niente, non c'è tanto da dire al riguardo. Io volevo solo dire. So che comunque voi siete brave persone come lo sono io, come lo siamo tutti, no? Giusto? Io spero solo che le persone usino un po' di coscienza e tengano su quella mascherina, almeno nei luoghi affollati. Ci sono tantissimi casi che si vede anche in divisione o anche che avete visto voi o io, ovunque, insomma, no? Che magari camminate per strada, ci sono magari gruppetti di persone così, che magari non sono familiari, tutti attaccati, magari mascherina giù, parlare. Almeno spostati un po' e parla invece attaccati. Perché molte persone non sono entrate ancora nella logica, che ormai sono 2 anni, quindi dovrebbe essere ormai, insomma, però, perché sono persone che hanno sempre voluto vivere come nel passato, no? Uguale, senza limitazioni, e chi se ne frega, beh, quella multa e basta. Però è mancanza di senso di società, giusto? Il governo, quello che è, ha sbagliato, ha fatto i suoi errori e nessuno dice questo. E ha sbagliato anche nel intervenire troppo tardi, quando sono stati i primi contagi, doveva già lì bloccare e intervenire subito. Allo stesso tempo non erano appena interessate personale medico all'inizio. Ok, è una cosa senza precedenti che tutto sommato nessuno di noi poteva aspettarsi, no? Però si poteva fare meglio? Sì, si poteva fare meglio. Però è anche facile per noi criticare e essere al loro posto, non so. È solo la nostra opinione, ovviamente, no? Quindi vi invito anche voi a farvi il vaccino come lo faccio io. Io, come ho detto, martedì questo alle 9:40 ho la prima dose. Non so se mi faranno Moderna o Pfizer. Probabilmente mi faranno il Pfizer perché ho da piccolo ho avuto la bronchite asmatica e ancora adesso se tossisco tanto sento vabbè, tanto tanto intendo che io ho anche l'allergia al pelo del gatto. Mi dicono che di solito chi ha allergie o problemi passati con la respirazione gli fanno il Pfizer perché è più adatto a quelle cose lì. Poi non lo so, non sono un medico. Il Moderna teoricamente lo fanno chi è sano, cioè chi non ha niente, perché è più potente, da quello che ho capito. Però alla fine poco conta. Ho avuto i miei colleghi che hanno fatto entrambe le dosi, uno alla seconda dose ha avuto una settimana, è stato a casa una settimana, faceva male il braccio, riusciva appena a muoverlo e ha avuto un po' di febbre. Lo stesso un altro mio collega che ha 5 anni meno di me ha avuto un giorno di febbre. Mi pare, sì. E dopo il giorno dopo è venuto a lavorare.
quindi vedremo, insomma, dai, vi aggiornerò, ecco. Appena faccio, magari appena facciamo così, ragazzi, rimaniamo con questa promessa qua. Appena faccio la dose martedì, cioè tornerò a casa dal lavoro, se non ho effetti collaterali che magari devo venire a casa prima, ma comunque martedì entro serata vi faccio un video, martedì, mercoledì, magari la giorno anche mercoledì se ho effetti, e vi dico gli effetti che ho avuto. Così anche da, che ne so, magari una persona magari non è molto convinta o dice, beh, vediamo un po' com'è la situazione, vi porto la mia esperienza, ok? Come sapete la mia esperienza non è incentivata da nessuno, è una mia roba personale, quindi quello che vi porto io è vero. Posso garantire che è vero su ogni cosa che dico, anche se alcune volte posso fare l'errore nel parlare o magari per la stanchezza, magari mi confondo certe cose in linea di massima, comunque grosso modo ci siamo, insomma, no, non mi pare, insomma, e quindi quello che vi dico vi posso assicurare che è così. Ci sono effetti collaterali? Certo, ci sono effetti collaterali, ci sono, può venire febbre, vomito, problemi di stomaco, e altre cose. Generalmente ho capito che funziona così, ti siedi. Allora, ti fanno il vaccino, ti siedi nella sala d'attesa, stai lì un quarto d'ora circa, e dopo, se non hai avuto nessun effetto, vai via, se no ti fanno cortisone e ti tolgono l'effetto collaterale. Da quello che hanno detto, ok, se vi viene la febbre o il mal di testa forte e vi dura, dopo che avete fatto il vaccino, e vi dura più di un giorno, allora dovete andare all'ospedale e farvi fare una cosa. Mi ha spiegato mia madre, se cosa qua, che ha fatto già due vaccini. Io e la mia famiglia ho già tutti vaccinati. No, mio fratello più giovane deve fare ancora la seconda dose, ok, ma tutto il resto è già tutto vaccinato, a parte i miei nipotini che sono piccoli. Quindi io sono l'unico che ancora ho da fare la seconda dose, e poi la prima e la seconda. Beh, la prima diciamo che ormai è come se avessi già fatto, no? Martedì. Bene, ok, quindi ricapitolando, Green Pass tutto via libera, senza Green Pass delle limitazioni che si possono aggirare, tra virgolette, con tampone entro le ultime 48 ore, o anche la prima dose, ho visto che è già quella sufficiente per certe cose, ma è meglio informarsi prima di andare magari in loco in vacanza, chiamate, chiedete, e cosa è necessario fare per venire lì? Basta il tampone, basta la prima dose, almeno siete sicuri, perché fate magari un viaggio di 3 ore, dire no, guarda, ci piace qua, è brutto, insomma, no? Anch'io dovevo andare in vacanza, anzi, in realtà ora ci penso, vabbè, io avrei. Prima devo andare a Brescia in vacanza, dovevo andare in Trentino una settimana, a metà agosto, ma l'ho cancellato per discorso di soldi, perché mi sposto di casa, tra un po' l'affitto è accettabile, però insomma, l'anno prossimo devo sposarmi, quindi tutto quello che risparmio, insomma, sapete benissimo che voi, no? Quando c'è da sposarsi, fare famiglia insieme, è giusto risparmiare. E basta. Ecco, non c'è altro da aggiungere, vi voglio ringraziare per la visione, spero vi sia piaciuto, domande, dubbi, io sono qua, volentieri vi rispondo. Siamo arrivati a 18 minuti, chiedo scusa, non volevo fare così lungo, ma sapete, mi piace parlare con voi, spiegare bene le cose. E lasciate un bel pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E niente, portate amici nel canale se potete o condividete i video nei social e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!